Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Prostaplant Schwabe Pharma Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 25 ottobre 2021. Cos'è Prostaplant? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Prostaplant durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Prostaplant? Prostaplant è un farmaco a base del principio attivo sereno a repens, estratto secco idroalcolico di frutti più urtica dioica, estratto secco idroalcolico, appartenente alla categoria degli ipertrofia prostatica benigna e nello specifico altri farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna. È commercializzato in Italia dall'azienda Schwabe Pharma Italia SRL. Prostaplant può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Prostaplant 160 mg più 120 mg 60 capsule molli. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Dr. Wilmar Schwabe GmbH e Co.KG concessionario Schwabe Pharma Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: sereno a repens, estratto secco idroalcolico di frutti più urtica dioica, estratto secco idroalcolico, gruppo terapeutico ipertrofia prostatica benigna, forma farmaceutica compressa, indicazioni disturbi della menzione, nicturia, poliuria, pollachiuria, in caso di iperplasia prostatica benigna, stadio I/Uyalken. Posologia: posologia 1 capsula molle 2 volte al giorno. Non ci sono indicazioni rilevanti per l'uso di Prostaplant, marchio registrato nei bambini e adolescenti. Modo di somministrazione: per evitare che la capsula si dissolva prematuramente, prenderla con un bicchiere pieno d'acqua ogni mattina e sera. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Prostaplant marchio registrato contiene olio di soia. I pazienti allergici alle arachidi o alla soia non devono usare questo medicinale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nota: questo farmaco può solamente alleviare i disturbi provocati da un ingrossamento della prostata, ma non ne rimuove la causa. Pertanto, si raccomanda di consultare il medico per regolari visite. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sino ad ora non sono state segnalate interazioni con altri farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Prostaplant durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Prostaplant durante la gravidanza e l'allattamento? Non ci sono indicazioni rilevanti per l'uso di Prostaplant, marchio registrato nelle donne. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Prostaplant marchio registrato non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. La valutazione delle reazioni avverse si basa sulle seguenti informazioni sulla frequenza. Molto comune. Più di 1 su 10 persone trattate. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati riportati, sino ad ora, casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Urologici, codice ATC. G04 si è potuto dimostrare che gli estratti di serenoa ed ortica sono in grado di inibire due enzimi importanti nel metabolismo degli androgeni. Nella proprietà farmacocinetiche ci sono pochi dati di farmacocinetica da studi su animali condotti con estratti di serenoa e di ortica, come tali, soprattutto per la complessa costituzione degli estratti stessi. Per entrambi, dati preclinici di sicurezza a urtica dioica. I dati tossicologici osservati dopo la somministrazione orale di estratti di ortica al coniglio hanno evidenziato una tossicità molto modesta. B. Sereno a repens, tossicità acuta, DL50, somministrazione, elenco degli eccipienti: gelatina succinilata, glicerina, grassi pesanti, silice colloidale, anidra, olio di soia idrogenato, Blue Patent V, e 131 ossido di ferro giallo, e 172 ossido di ferro nero, e 17. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.